Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto soprattutto su Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping. Non si fanno recensioni e quant'altro, cerco semplicemente di dare notizie utili in campo appunto di vaporizzatori personali. Prima di cominciare con l'argomento del video odierno, ti ricordo le cose per me fondamentali, cioè iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, un commento, un confronto è sempre ben gradito, rispettando sempre i canoni della buona educazione, questo è fondamentale. Spunta la campanellina qui sotto, come vedi al mio bel faccione, ci sono anche gli altri miei social, se ti va seguimi anche lì, insomma liberissimo di fare come meglio credi. Cosa vi racconto oggi? Ve lo dico dopo la sigla. Ok ragazzi, il video di oggi è veramente veloce, però ho trovato giusto farlo anche in 448 perché insomma la notizia è abbastanza importante. Si sta avvicinando il momento dove verrà votata la legge di bilancio 2022. Se non sbaglio verrà votata tipo il 21 di dicembre o giù di lì, ci lasciano sempre buoni propositi per l'anno nuovo, ma soprattutto bei regalini di Natale. Però quest'anno sembra che qualcosa si stia muovendo, non cantiamo vittoria come al solito perché le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, soprattutto verso la notte profonda come è stato con il governo Conte 2. Ancora me lo ricordo abbastanza bene, però insomma qualcosa intorno al movimento vaporizzatori personali, sigarette tradizionali, riscaldatori di tabacco si sta effettivamente muovendo. L'emendamento che avrebbe voluto annullare l'imposta progressiva sui liquidi da inalazione è stato modificato, quindi hanno realmente intenzione di metterci mano. Questa cosa è abbastanza positiva, spero perlomeno. È stato riformulato sempre dai senatori Ferrero, leggo perché altrimenti non mi ricorderei, Ferrero, Testor, Tosato e Faggi, credo di ricordare che siano senatori leghisti, ma poco importa chi presenta l'emendamento, l'importante è il succo. L'emendamento in questione vorrebbe sì mantenere la crescita dell'imposta per i prossimi 2 anni, però in maniera molto inferiore, molto più cauta. Spiego meglio, altrimenti si rischia di fare confusione. Attualmente la norma introdotta dal governo Conte 2, chiamiamolo così, ha previsto di tassare i flaconi da 10 ml senza nicotina di 1 euro nel 2021, 1 euro e mezzo nel 2022 e circa 2 euro nel 2023. I liquidi con nicotina invece maggiorati di altri 50 centesimi, quindi 1 euro e mezzo nel 2021, 2 euro nel 2022 e 2 euro e mezzo circa nel 2023. Allora, la proposta di questo nuovo emendamento prevede sempre il progressivo aumento della tassa, però in maniera molto più leggera, e cioè, leggo testualmente, altrimenti si fa confusione, riferito sempre ai 10 ml di liquido senza nicotina, circa 75 centesimi nel 2022, 1 euro nel 2023, invece con nicotina 1,25 euro nel 2022 e 1,5 euro nel 2023. Un aumento sì, però più calmierato rispetto a quello che è previsto della norma attuale. Poi sono state, questo emendamento prevede anche altre proposte per le sigarette tradizionali e i riscaldatori, ma a noi questo non interessa. È positivo? È negativo? Secondo me non è del tutto negativo. Cioè, la cosa più normale e positiva sarebbe di levare dalle scatole queste tasse su una roba che tra l'altro aiuta anche a smettere di fumare e aiuta la salute. Però, diciamo, essendo in Italia, queste cose non vengono previste, anzi, se una cosa fa bene delle due viene mazzulata, però nel brutto di prevedere una tassa sì, però più leggera rispetto a quella che c'è attualmente, e soprattutto perché la paura di mia e di molti era il fatto che magari
barattassero il non aumento della tassa, nel mantenerla magari come adesso in cambio di una tassazione anche degli aromi. Secondo quanto riporta questo nuovo emendamento così riformulato, aumento della tassa sì, ancora in 2 anni, però molto più lieve, molto più basso rispetto a quello attuale. Ricordiamo, sarebbe la richiesta di 75 centesimi per 10 ml senza nicotina nel 2022, e invece nel 2023 questa tassa arriverebbe a 1 euro. I liquidi con nicotina, 1,25 euro nel 2022 e 1,5 euro nel 2023. Quindi, insomma, una tassazione sì, però un pochettino più leggera. Questo è solo un emendamento, lo tengo a precisare, non è deciso niente. La votazione, la discussione sulla legge di bilancio ci sarà, se non ricordo male, il 21 di gennaio, quindi ho voluto semplicemente portarvi a conoscenza di questa proposta che verrà fatta in legge di bilancio. Ripeto, positivo, negativo, secondo me potevano fare meglio, ma anche peggio, quindi non è del tutto negativa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao!